Oh, oh, Renate, 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 siamo venuti e ce l'anzonate. Oh, oh, Renate, 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 si fa così un c'er gioco più. No, te sei sempre simpatico come al solito. Sì, io sono molto arrabbiato, ora perché diciamo un po' sopportato alcune scelte anche del mister, della società. Ecco, dopo 6 giornate che abbiamo raccolto i miseri 5 punti, con l'Alessandria che fatto nelle ultime 6 trasferte, 5 sconfitte e un pareggio, e ha perso anche domenica col Siena. Dopo la sconfitta della Cremonese per 3-1 con la Pistoiese, l'Arezzo ha perso a Renate. E quello che è brutto, io ho visto anche la partita, è che fino alla segnatura del Renate l'Arezzo sembrava che non ci fosse in campo. Poi dopo ha segnato la squadra di casa e alla fine forse il pareggio era anche giusto. Ma c'è una squadra che è terza in classifica, che secondo me con un'eventuale vittoria poteva ancora riaprire il campionato, non può giocare con questa poca grinta, poca personalità. E mi dispiace attaccare direttamente il mister, ma io penso che un po' di colpa ce l'ha anche lui, abbastanza, anche perché dopo la partita col Tuttocuoio, che era la 5ª vittoria consecutiva, proprio io e te abbiamo detto, ora il mister dice la squadra vola sull'entusiasmo, deve essere bravo a gestire il gruppo, a far giocare un po' tutti i giocatori. E invece io vorrei sapere perché Erpe De Grossi, a parte De Grossi è fortunato, negli ultimi 2 mesi hanno giocato 20 minuti a testa, perché Masciangio ha giocato negli ultimi 2 mesi e mezzo soltanto domenica, infatti domenica gli ha preso crampi dopo 60 minuti, cioè un allenatore, perché Luciani, che l'abbiamo acquistato ora, non gioca mai, perché Arcidiacono non ha mai giocato da inizio, almeno 2 o 3 partite di seguito. Ma perché sei così forte? No, dico, perché Foglia ha giocato 20 partite di seguito? Allora, hai 18 giocatori, 17 giocatori, li devi fare un po' girare, ma non giocare 20 minuti a partita, anche una partita piuttosto che gioca, diciamo, un giocatore non è in forma, ma deve prendere il ritmo partita. Ora l'Arezzo ormai non ha più, penso, possibilità di arrivare al primo posto. Credo anche. Te che pensi? Sentiamo. Io penso neanche al secondo, che sarebbe prezioso per non farsi che con male. La vittoria di Renate ci poteva stare alla grande. Capito. Ecco. Ora deve, diciamo, l'allenatore, se vuole, se ne è capace, deve cercare di allenare questo gruppo e portare almeno 16-17 giocatori in forma, almeno in condizione, perché i spareggi poi non li fai con 11 giocatori. Questo è il grande, diciamo. Guarda, la critica. Non sei simpatico, ma ci capisci parecchio. Non sono simpatico per niente. Poi ci aggiungiamo anche la società, chiaramente, che non ha le lasciato tranquilli. Sì, sì. Quindi sono abbastanza arrabbiato. Allora, diciamo che l'unica nota positiva è che lunedì sera in diretta la Rai darà Arezzo Pistoiese. Perché è positiva per te? Perché si vede sulla Rai? Non ci sarà allo stadio, quindi, chiaramente. No, perché ti vuoi andare allo stadio? Insomma, vuoi andare allo stadio? Okay. Allora andiamo allo stadio. Andiamo così. Allo stadio. Scusa, te vai allo stadio, mi fai ciao così. Mamma. Sì, ti saluto dallo stadio. Come citti, dalle porte. Ricordiamo poi che ora continuo il discorso, poi basta, ma sono arrabbiato. Che abbiamo 5 partite in 17 giorni, quindi quello che ho detto è ancora più, diciamo, attuale. Staremo a vedere. Buongiorno a tutti.